Ciao ragazze, allora, trucco anti-afa. Parto subito col dirvi che fa davvero caldissimo e quindi è un po' di giorni che faccio sempre questo trucco. Mi ci trovo benissimo. Molti di voi mi hanno richiesto come sto facendo la mia base in questo periodo e quindi ve lo faccio vedere così, velocissimamente. Vi dicevo, fa caldissimo, quindi veramente poco sul viso, veramente poco, anche perché ho preso un pochino di colore, non so se lo potete notare, sono abbastanza abbronzata rispetto al mio colore durante l'inverno e quindi veramente non ho voglia di appesantire ulteriormente il viso. Vi parlo prima dei prodotti che ho utilizzato e poi vi lascio al brevissimo tutorial per farvi vedere appunto come realizzo in maniera veloce la base in questo periodo. Allora, sto utilizzando questa, che è la BB Cream di Garnier. La sto utilizzando veramente in minima quantità, metto giusto un goccino per uniformare l'incarnato e poi concludo per eliminare eventuali untuosità o comunque per fissarla in modo tale che possa durare di più. Sto utilizzando dei fondotinta minerali, nella fattispecie sto provando questi di Buffed Cosmetics, questi qui, che mi sono stati inviati, quindi sto cercando di smaltirli e contemporaneamente di testarli. Mi sono stati inviati in 3 tonalità e io sto utilizzando quella light, quindi sarebbe la più chiara. Per fare il contouring invece sto utilizzando questa qui, che è la polvere compatta abbronzante di Collister nella tonalità 4. Questa l'ho comprata l'anno scorso, però dura 18 mesi, quindi è veramente stato un acquisto azzeccato perché adesso la sto finendo, diciamo che è abbastanza utilizzata, l'ho utilizzata tutta l'estate scorsa e la sto utilizzando tanto adesso. In realtà è un fondotinta, quindi è una polvere compatta, però io la utilizzo per fare il contouring oppure quando proprio sono di fretta la utilizzo proprio come per dare un tocco di colore, uniformare il viso, ma quando sono un pochino più scura, perché adesso come potete vedere non è il colore della mia pelle, quindi l'ho utilizzata soltanto nei punti strategici del contouring. Sto utilizzando tantissimo i Long Lasting Stick Eye Shadow di Kiko. Oggi ho utilizzato questo che è il numero 6, però sapete, io ne vado matta, ne ho tantissimi colori, quindi a seconda dei casi lo utilizzo sulla palpebra mobile e poi vado a sfumare, a fissare con un ombretto in polvere quando voglia, perché a volte nemmeno lo faccio, e eventualmente metto un punto luce all'interno, quindi non utilizzo né matite né eyeliner, insomma non appesantisco perché sinceramente fa tanto caldo, non ho voglia di vedermi poi cose colate sulla faccia, assolutamente non mi va. Come mascara sto utilizzando questo, che è un mascara di Clinique che io veramente adoro, ed è l'Eyelength Mascara, quindi è un mascara allungante che ha questo scovolino particolare, come vedete, in silicone curvato, veramente minuscolo, proprio piccolo, che consente di pettinare anche quelle inferiori. È veramente un ottimo mascara questo. E poi che altro ho utilizzato? Ah, come correttore ho utilizzato questo, che è il 2-in-1 di Lavera. Praticamente è un trattamento curativo per i brufoli appena nati, quindi per bloccare il brufolo che va a nascere, che sta per nascere, quindi lo si mette sul brufoletto che sta per esplodere in tutta la sua beltà e lo si blocca nel primo step, e poi nel secondo step si va a mettere questo correttore per nasconderlo. Come vedete io ne avevo uno giusto qui, effettivamente ho messo un pochino di questo correttore, che tra l'altro è anche curativo. Ed è praticamente si chiama, allora ve lo dico subito, allora è di Lavera e si chiama 2-in-1 Anti Blemish Treatment alla menta e zinco, anti imperfezioni 2-in-1, quindi da una parte va a curare, dall'altra parte copre e cura contemporaneamente. Non so dirvi se effettivamente fa quello che dice, perché è da poco che lo provo. Poi, sulle labbra sono andata con questo, perché lo sto utilizzando molto in modo da cancellare eventuali discromie delle labbra e per far mantenere di più quello che vado a mettere dopo, che di solito è un gloss, però può anche essere un rossetto, dipende dai giorni. Però prevalentemente sto utilizzando due cose in questo periodo, cioè questo gloss di Clio for Pupa, che è un colore neutro, è quello che indosso in questo momento, e questo rossetto sempre di Pupa, che è della Miss Pupa dell'ultima edizione, ed è questo colore qui.
questo nude, vedete? Detto questo, vi lascio al tutorial e vi raccomando, rimanete fino alla fine perché vi svelo alla fine l'unico vero trucco anti-afa, l'unico e solo. Quindi rimanete attaccati alla videocamera. Scoprirete cose che non so se qualcuno vi ha mai svelato. Allora, a costo di sembrare pazza, perché c'è la mia vicina da quella parte che mi guarda in maniera un pochino perplessa.